Difficile distinguere tra il fetore del gas e quello dei cadaveri e del liquame umano. Per tirar fuori i corpi dalla camera gas non c'era bisogno di versare dell'acqua per terra. Il pavimento era già bagnato di tutto: sangue, escrementi, urina, vomito, tutto. E a volte ci scivolavamo dentro. Dopo aver svuotato la sala bisognava pulirla a fondo. Lavavamo il pavimento, aspettavamo che si asciugasse e ridipingevamo i muri con la calce. Il ventilatore continuava a purificare l'aria, tutto era pronto per l'arrivo di un nuovo gruppo. Anche se le persone entrando trovavano il pavimento bagnato, non si insospettivano. Avevano detto loro che li stavano mandando nella sala docce per la disinfezione.